Riparte allora, sempre da Konku sul versante sinistro, si accentra nel cerchio di centrocampo, cambia il gioco. Un altro cambio di gioco, serve al centro per un compagno che si deve girare e prova la conclusione a lato. Allora Andeloro recupera, fa ripartire i suoi nel cerchio di centrocampo, vede il taglio servito verso il numero 7 che la mette in mezzo e trova il gol del Kraft, 1-0 in tap-in Komotiv. Inserito Petruccioli, ancora Anello, Di Maggio sempre con l'esterno, attenzione arriva Konku e c'è il salvataggio del Lotto, che occasione. Sulla fascia di destra, prova centralmente, si gira Soda, prova la conclusione, sul fondo di poco, servito Di Maggio. Punta come sempre l'uomo, raddoppio di marcatura, ancora Di Maggio, prova il taglio al centro, diventa quasi una conclusione, attenzione! E c'è il pareggio di Konku, 1-1. Prova a recuperare al 3. C'è stato un tocco della difesa, probabilmente di Ranieri, allora calcio d'angolo per il Kraft. Probabilmente la subito in mezzo a cercare Nastasi di testa, traversa, attenzione Bianchini, spazza, rischiato. Attenzione, c'è il gol! Dopo la traversa, caparbiamente, il Kraft si riporta in vantaggio 2-1. Ranieri avanza, allarga per Konku. Konku dribbling in mezzo a due, scarta, passa ancora Konku, la conclusione! Eccolo Konku, doppietta per lui, due pari. Si fa vedere servito Konku. Konku ancora si accentra. Il tacco di Di Maggio ancora per Konku. Konku prova la conclusione. C'è il tap-in di Agostini. 3-2 per la Lokomotiv. Caricherà Buldrin. Fischia l'arbitro. Prova la botta al volo. E c'è il pareggio. Grandissimo gol. Forse l'ha toccato un compagno. Forse no. Fatto sta che siamo 3-3. Centrale. Avanza, prova il taglio al centro, anticipato con un tocco, a servire Agostini, ma l'arbitro assegna il gol, non ha trattenuto il portiere, siamo dunque 4-3, un compagno, allora prova a ripartire Soda, Soda da solo contro tutti, però recupera palla ancora, Soda prova l'uno contro uno con Ranieri, avanza Soda davanti al portiere, Soda, e segna la rete del 4-3, fallo laterale. Ripartono velocemente, sempre Di Maggio, allarga Venditelli, ancora servito, numero 10, all'indietro per Konku, carica la conclusione Konku! E c'è una grande risposta, ancora Konku, scarta per l'ennesima volta l'avversario, ma ripartono i giocatori in maglia granata con Soda che lancia il compagno in profondità, deve difendere Anello, prova la conclusione da fuori sull'esterno della rete. Che però ripartono con Anello che allarga per Konku. Konku, sempre lui a cercare Venditelli, serve al centro Venditelli! E c'è, questa volta sì, un altro pareggio per la Lokomotiv. 4-4 tra Kraft e Lokomotiv, che pareggio che non accontenta nessuno.